Quali sono le strade la più... La strada più trafficata ultimamente, appunto per i lavori, è appunto la via Crispi, la via Brigata Regina e Mario Pagano, che è il prolungamento di via Dante verso la Necropoli. Stiamo cercando di attuare un discorso più improntato sulla fotografia. Con lo street control? Abbiamo appunto circa due auto ogni giorno che fanno le due parti principali della città, cioè la zona murattiana una e la zona Carrasco-Poggiofranco altra, che chiaramente si occupano prevalentemente di fotografare le autovetture in divieto di sosta, doppia fila, tranne quando, come questa autovettura qui puoi vedere, non è impegnata in un piccolo lavoro carico-scarico, oppure quando il conducente non è a bordo. Stiamo calcolando il tempo che ci mettiamo a percorrere via Crispi. Vedi, le macchine dopo fila sono quelle da qui. Allora, questa zona di Bari, la zona Libertà, è una zona, tutte le strade o quasi tutte sono a senso unico di marcia per evidenti motivi di spazio, e tranne questa che è una strada di grande percorrenza, è la via Francesco Crispi, dove il senso opposto viene riservato alle autovetture di servizio pubblico, l'autobus. E viene rispettata la corsia preferenziale, forse? La corsia preferenziale viene, sì, rispettata abbastanza, in quanto necessaria per l'ingresso degli autobus in città, degli autobus taxi in città, da parte dei quartieri periferici, Stanic, quartiere San Paolo e zona nord barese. Chiaramente la via Crispi è una strada che risente in maniera molto, molto pesante dell'interruzione del traffico sulla via Fiore per dei lavori di per il ponte dell'asse nord-sud. Sì, dei lavori quelli ormai storici dell'asse nord-sud. Abbiamo qualcuno che comunque pensa di fare il furbo passando avanti. Sto mangiando. Signore, è in doppia fila e sulle strisce pedonali. Tra l'altro, più avanti dovrebbe esserci un posto. È un posto, lo vede? Non c'è nessuno. C'è il vizio della doppia fila, anche se ci sono i posti. Ma da stamattina alle 7 sta scaricando? Dalle 5. Per percorrere via Crispi, circa 800 metri, a mezzogiorno e mezzo, ci abbiamo messo poco più di 10 minuti. Sì, cercate di alleggerire un attimo la direttrice di marcia di via Crispi, perché è completamente intasata e c'è qualche auto in doppia fila. Cercate di manovrare un attimo il semaforo Crispi Regina. Beh, Crispi. Questo ultimamente è diventato un posto molto problematico anche a livello, come dire, sanitario. Con la mascherina i vigili. Le ragazze che sono qui, che stanno usando una mascherina protettiva per le polveri sottili. Questo appunto dall'inizio di settembre, quando la via Fiore è stata chiusa al traffico e non abbiamo più potuto... Ma il semaforo qui è lampeggiante perché non funziona più. Questa è la famosa via Dante, dove tanti anni fa, quando le portate del traffico erano assolutamente diverse, c'era una certa onda verde che poteva avere una sua efficacia se chiaramente... Sì, noi adesso stiamo passando col verde, però là è scattato il rosso, quindi adesso è tutto da rielaborare
E anche qui il problema carico e scarico. Ma anche a quest'ora, alle 12 e mezza? Cioè, non dovrebbero essere operazioni fatte in mattinata presto? Guardi, io quando qualcuno mi ha chiesto un parere sugli orari, eccetera, eccetera, ho sempre consigliato a questi signori di venire il mattino presto e il pomeriggio presto. Però questa è la realtà. Se si autorizzano le aperture dei supermercati come questo, adesso quantomeno vedi ci sono i motocicli tutti nella loro zona. È chiaro che trovi le auto ancora qua sui passi, che sugli attraversamenti pedonali, però il processo di educazione è un processo sempre che richiede molto tempo. Adesso stiamo per percorrere via Capruzzi, che è una delle arterie principali di collegamento della città. Quali sono le problematiche più diffuse di questa strada? Beh, l'intensità del traffico prima di tutto. Poi ci sono tutte le fermate degli autobus extraurbani che si fermano a lungo e la mattina crea intralcio alla circolazione. Qualche volta non trovano posto e si fermano di nuovo. Siamo costretti continuamente a contrastare, diciamo, questa abitudine, anche se diciamo, da un certo punto di vista si crea un problema anche per gli utenti dell'autobus, che sono abituati a prenderli qua, ad aspettarli qua. Poi ovviamente c'è una serie di semafori che rendono meno fluido il transito. Quali sono le infrazioni che commettono di più gli automobilisti a Bari? La guida col cellulare, il telefonino, purtroppo c'è un abuso, anche se abbiamo fatto tanti controlli e le sanzioni sono molto pesanti. Mancato uso delle cinture e anche il passaggio col semaforo rosso. Da un po' di anni, da quando sono cominciate le multe, ormai tutti indossano il casco. Questo forse è uno dei risultati storici. Ma le fate ancora multe per motociclisti senza casco? È perché qualche volta portano il passeggero senza casco, oppure negli orari serali, quando sanno che, come nelle località turistiche, anche lì la sera. Nel traffico vengono rispettati, ma in generale in città come si comportano? Beh, chiaramente qui non si pone un problema di città, si pone sulle strade periferiche e soprattutto negli orari serali. C'è da dire che ed è molto difficile contrastare sicuramente l'ultima velocità, perché il legislatore obbliga la pattuglia che fa i controlli a preavvisare con i segnali della sua presenza e obbliga anche ad essere visibile da lontano. Quindi praticamente si rallenta. Riusciamo solo a fare prevenzione e ovviamente la prevenzione ha un effetto limitato, perché nel punto in cui c'è la pattuglia vanno piano, poi vanno ancora più forte perché sanno che la pattuglia deve essere visibile, quindi se non la vedono possono correre. Da questo punto di vista, certamente le innovazioni legislative non hanno aiutato. Fine del viaggio, che cosa possiamo dire? Bari, che città è dal punto di vista del traffico? Beh, considerato che è una città metropolitana, direi che comunque il traffico scorre normalmente. Abbiamo fatto il giro nell'ora di punta, ma insomma, siamo riusciti a girare un po' tutta la città. E certo, ha bisogno di ammodernamenti strutturali, magari qualche rotatoria in più dove è possibile installarla, qualche impianti semaforici più moderni, ma l'ufficio traffico ci sta lavorando, c'è un piano già finanziato che prevede a breve termine la centralizzazione di tutti i semafori del centro cittadino
collegati con la sala operativa della Polizia Municipale, per cui sarà possibile cambiare i tempi in funzione del cambiamento dei flussi di traffico durante le varie fasce orarie. Quindi gestire il traffico in tempo reale. Direttamente dalla sala operativa, senza come ora dover mandare gli agenti a cambiare i tempi sul posto per ore, oppure a dirigere necessariamente manualmente il traffico agli incroci, diciamo, più delicati.